partendo dal presupposto che a questo mondo c'è gente che veramente si sputtana anche per 5-10 euro, ecco. Ma il mio discorso è questo, che se questo Renato, ecco, del centro commerciale a Cinisello, si è voluto prendere la provvigione per vendermi un televisore di una sottomarca che continua a impallarsi, e mi ha dato su 62 che volevo il 5 channel, mi ha messo TV Tonno per fare uno scherzo scemo, e continua veramente a impallarsi, mancano un sacco di canali, cioè è inservibile. Dopo un po' che stai guardando la televisione, cioè, impazzisce, non riesci a stare. Ecco, il discorso è questo, è che comunque non si può sputtanare Vodafone. Perché a partire dal presupposto che io dal 12 aprile del 2019 pago, mi sembra, 31,50 euro ogni mese per un all inclusive, che con Iliad mi sembra questi 17, fino a luglio scorso, ecco. Poi ho fatto un contratto per avere sia questa rete che wifi, l'ho scatolato wifi a casa, per internet, per abbinarlo a questa TV qua, che volevo cambiare, e praticamente la consegna ha telefonato una volta fatto lo squillo, ho provato a richiamare io, non è mai stato possibile richiamare. Allora mi sono recato in negozio, ho chiesto ai commessi di farmi ricontattare sempre più volte, e mai mi hanno fatto ricontattare. Ho telefonato alla Vodafone, e assolutamente a un certo punto, io, non dal mio conto, che ovviamente coperto, come coperto quello contestato, da quello mio e di mio padre, ed era sul conto mio e di mio padre, dove ci sono tutti i read, io ho bloccato tutto, perché se avevo un venditore, un gigante, ecco, delle vendite di elettrodomestici in un centro commerciale, in un supermarket, si può sputtanare. Cioè, ma una compagnia come la Vodafone non si può sputtanare, cioè, per non consegnarmi la consegna deve essere fatta entro 13 giorni, entro 15 giorni, e in 2 mesi non me l'hanno consegnato, io ho bloccato il tutto, cioè, io ho bloccato i pagamenti, tutto. Cioè, se io faccio un contratto e vi pago e c'è il rip che va automatico, voi avete, se nel contratto lo portate entro 15 giorni, lo dovete consegnare, e in 2 mesi non l'avete consegnato. Cioè, ma quanto costa? O 25 euro? Cioè, vi sputtanate per 2 mesi per 50 euro? Cioè, non so chi abbia fatto sta cosa, ma cioè, veramente è una cosa, cioè, sputtanarsi una compagnia così importante come la Vodafone per una persona fisica, anche se Marco Terni Pugile, è assurdo. Io ci sono rimasto malissimo, e poi soprattutto mi sento anche fregato, perché effettivamente delle ricariche SOS le ho fatte, ma per esempio, una ricarica da 10 l'ho fatta, e praticamente non c'era niente di ricariche che avevo fatte SOS, su 10 euro, e mi restano 4,50 euro. Poi il tutto va valutato. Se mi volete denunciare, denunciatemi. Il fatto è questo: non è stato consegnato niente, di scatolato wifi, nonostante le mie assistenze presso il negozio, presso la Vodafone, cioè, a pagare dal 12 aprile del 2019 fino a luglio del 2022 31,56 euro, cioè, è un'esagerazione, ecco. È veramente è una vergogna, ecco. Io sono Marco Terni Pugile, sono un brand, sono un pugile, sono un personaggio pubblico, un influencer famoso in tutto il mondo, ma voi siete una grande multinazionale, cioè, persona giuridica di grosso spessore, e vi mettete con me come Marco Terni a livello di persona fisica. È assurdo, cioè, dovete solo vergognarvi.